Sarà l'inchiesta aperta dalla Procura di Teramo e condotta dal PM Luca Sciarretta a chiarire la dinamica e le cause della morte della piccola Nicole Tonutti, 5 anni, ritrovata senza vita in acqua a Pineto nei pressi della Torre del Cerrano, dopo essere andata a fare il bagno. La bambina era in vacanza con la madre Paola Perini, giocatrice della Basket Time di Udine, entrambe arrivate dalla cittadina friulana di Tricesimo per trascorrere qualche giorno in riva all'Adriatico, ospiti a Pescara di alcune compagne di squadra della madre. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio attorno alle 17, quando la bimba è sfuggita al controllo della mamma, che qualche minuto dopo ha lanciato l'allarme. Inutili sono stati i soccorsi del personale dello stabilimento balneare Eucalyptus e il disperato tentativo di rianimazione dei medici del 118 sul posto con 2 ambulanze e l'elisoccorso. Per Nicole purtroppo non c'è stato nulla da fare se non trasportarla all'obitorio di Atri, dove il corpicino resta a disposizione della magistratura e dove domani si svolgerà l'esame autoptico. Tra le ipotesi del decesso, al vaglio degli uomini del commissariato di Atri, coordinati dal vicequestore aggiunto Ester Fratello, il tentativo non riuscito di contrastare la forte corrente marina dovuta alle onde, nonostante la bimba fosse capace di nuotare, oppure una congestione dovuta al pranzo consumato alle 13.30. Con ogni probabilità la mamma di Nicole sarà iscritta come atto dovuto nel registro degli indagati, così come il bagnino dello stabilimento Eucalyptus. In quest'ultimo caso gli investigatori potrebbero voler chiarire se tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, come ad esempio l'esposizione della bandiera rossa in caso di mare mosso, fossero state predisposte in maniera corretta. Intanto oggi è arrivato in Abruzzo il papà della piccola Nicole, che non era presente al momento della tragedia.